Salve a tutti, sono Don Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, so che questo mese è stato in ritardo con i ringraziamenti dei donatori, scusatevi. Sono state veramente delle giornate veramente impossibili. Anche perché mi è successo di tutto nell'ultimo mese, oltre al casino di YouTube che, tra virgolette, sta morendo, dicono alcuni, dopo ne parliamo. Sto mese la sfiga mi ha beccato alla grande, oltre a alcune rogne di salute derivanti un po' da stress, dal casino per appunto di questo YouTube che sta andando a farsi benedire. Chi segue i miei post sulla community, dopo andremo a vedere che cos'è questa community, perché molti non sanno che cosa sia. Sapete bene che il mio computer sta andando a farsi benedire e lo sta facendo in maniera disastrosa, causandomi continui crash ogni santo giorno. Qualunque cosa io faccia può portare a un crash, che ne so. Wow, è arrivata una nuova email, aspetta che la leggo. No, come non detto, il computer è crashato. Aspetta che renderizzo il video perché sono anche in ritardo e il pubblico è lì che scalpa. Oh no, come non detto, il computer è crashato. Ehi, mi piacerebbe recare Ark perché sono diversi giorni che non lo recco e è crashato. Moltiplicatelo per 30 perché Ark mi crasha ogni 10 secondi. Registrare l'ultimo episodio mi ha richiesto oltre 12 ore, un trauma incredibile. E purtroppo, come sapete bene, cambiare un computer richiede che io venda parti del mio corpo. Una parte del mio corpo se l'è già preso lo Stato italiano e ci stiamo riferendo al... ci siamo capiti, purtroppo, con la tassazione e via dicendo, quindi non è che mi restano molte parti del corpo da cedere al prossimo, purtroppo. Pertanto davvero, anche questo mese devo ringraziare i donatori che stanno dando una mano finanziariamente al canale, perché una piccola parte riesco a metterla ogni mese da parte, per l'appunto, scusate il gioco di parole, per cercare di cambiare computer, perché il mio è vecchissimo, la maggior parte dei componenti, io sapete, del 2009, c'ho solo la scheda video che è del 2014, che credo che sia andata proprio quella, neanche a fare apposta, il componente più costoso. Ma perché? Ma perché mai una gioia? E purtroppo sono ancora un po' lontano dalla cifra che mi serve per cercare di sistemare il mio scrausissimo computer che meriterebbe di andare in pensione. Ma pensate sia finita lì? No! E invece no, perché il mio cellulare 2 settimane fa ha detto: ehi ciao, quant'è ormai che lavoriamo insieme io e te? 2 anni e 1 mese? Perfetto, muoro! Così! Ma per quale motivo? Ma nessun motivo. Mi ero proprio rotto le balle, quindi muoro di brutto. 1 mese dopo la scadenza della garanzia di 24 mesi, che vuol dire che mi ritrovo con un cellulare che non funziona. Non funziona le notifiche, non funziona i LED, si è sminchiato tutto. E non lo posso neanche vedere in garanzia, ma perché dico la porca. Lo usavo per organizzarmi con i collaboratori di YouTube e per vedere quando qualche ditta mi manda una mail e via dicendo. E ah no, aspetta, anche per un'altra cosa importantissima, quei 20-30 minuti in cui riesco ogni giorno a guardarmi un telefilm mentre o sto lavando i piatti o preparando la cena. Sì, perché sennò io col cavolo c'ho una lista incredibile di film, telefilm, anime che si sta allungando da almeno 3-4-5 anni che prima o poi riuscirò a vedere. Perché adesso riesco solo a vedere a tratti mentre sto lavando piatti e facendo le faccende di casa. Sono una bellissima casalenga. Quindi, come avrete capito, il mio motto ormai è diventato mai una gioia. Cioè, sempre andrà tutto bene, che ovviamente è sarcastico, ma diciamo che si danno un po' manforte a vicenda. E con mai una gioia mi riferisco anche alle pilloline di Wii e Pifiu, perché DeLong Gamer è contro le droghe. Anche perché non se le può permettere, ma vabbè, dettagli, lasciamo stare. Battuta a parte, allora, ottobre è stato un mese di grossi cambiamenti. È stato il primo mese, dopo tantissimo tempo, in cui i video sono tornati a 20 minuti. E c'è ancora gente che mi domanda: ma DeLong Gamer, come mai i video si sono accorciati? Cioè, lo abbiamo tipo detto in uno di questi video, ci sono i post della community, l'ho scritto sotto 70 milioni di commenti, ma ancora qualcuno non lo sa e dopo vedremo quella boia di community cosa sia. Senza tornare sull'argomento, lo sapete bene che abbiamo ridotto a 20 minuti perché in molti hanno chiesto di ridurli perché non ce la facevano vedere lo sbobbone di 30 minuti che portavo ogni giorno. E effettivamente avevate ragione, posso immaginare quanto fosse pesante. Ammetto, un po' mi è dispiaciuto, non dico di non, mi ero anche affezionato a recare grandissime quantità di video. Però devo dire che anche per me è stato un attimino più semplice montarli, un attimino più semplice registrarli. E invece no, per registrarli no, non è stato più semplice. Perché proprio nel mese in cui posso tentare un attimino di avere un pochettino più di tempo, dato che devo recare di meno e montare di meno, il computer crasha. Quando il computer crasha io devo prendere tutto il video che ho registrato e buttarlo nel cesso, letteralmente. E il mio cesso si è praticamente intasato con tutti i video che ho buttato via nell'ultimo mese abbondante. Letteralmente decine e decine di ore di video vengono buttati via perché purtroppo quello schifo di computer crasha. Ma porca di quella iperporca. E che ovviamente ha portato a un grosso aumento di frustrazione, a un grosso aumento della quantità di video che devo rireccare 70.000 volte, una cosa veramente fantastica. E anche la mia quota giornaliera di lancio di maiali, a buon intenditor poche parole, va da sé che è aumentata. E devo anche cercare di restare nei family friendly, perché in quest'ultimo anno sono riuscito a ridurre considerevolmente parolacce e tante cosine. Non le ho tolte, perché porca di quella porca, un attimino di DD, non dico scurrilità, ma di contenuto un po' più adult friendly, ogni tanto ci deve essere. Buono, è ora direi di passare al tema un attimo
meme più scottante di questo mese. YouTube sta morendo. No, 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 no. Per quanto la maggior parte di noi YouTuber abbia augurato la morte, probabilmente, ad alcuni dipendenti di Google e YouTube, non sta morendo. Semplicemente sta di nuovo cambiando. Sapete bene, questo tema è stato affrontato da tantissimi YouTuber italiani, stranieri, dal parroco di famiglia, dal macellaio, dal cane di vostro cugino. E la risposta è molto semplice: nessuno sa una ciolla di niente. Probabilmente neanche YouTube sa cosa boia stia accadendo. Per chi non lo sapesse, da più o meno gli inizi di ottobre la maggior parte di noi YouTuber ha visto un crollo delle visualizzazioni fra il 25 e il 40%. Nel mio caso è un 35-40%, è stata una bella botta. Anche perché avevo appena ridotto ovviamente i video da 30 a 20 minuti, quindi mi aspettavo, ok dai, aumenteranno le visualizzazioni perché adesso più gente può vedere i video. E poi vedi sto crollo, dici, no, beh, cioè c'è qualcosa che non mi sfugge. In tantissimi mi hanno detto di ridurre i video e adesso va peggio, cosa sta accadendo? E quindi letteralmente ho passato i primi 10 giorni di ottobre a piangere in un angolino tutto tristo. Per poi scoprire praticamente a metà mese con i video sia di FaviJ e di altri YouTuber che era un problema di tutti. E voi direte, ok, ti sei sentito meglio? Sì, perché effettivamente il problema non dipendeva da me, ma rimaneva il problema. Quindi qual era il problema? Non lo sa nessuno, è quello il bello. C'è chi ha ipotizzato Google Plus, chi ha ipotizzato l'algoritmo, chi ha ipotizzato che è il primo segno dell'apocalisse, della fine del mondo e via dicendo. Fatto sta che molto probabilmente hanno di nuovo toccato qualcosa e l'algoritmo di YouTube, quello che decide i video da consigliare e via dicendo, si sta modificando e tende a consigliare tendenzialmente la visualizzazione dei video di quegli YouTuber che già sono normalmente sono di tendenza, perché è così che YouTube guadagna normalmente. Più visualizzazioni gli fanno gli YouTuber che macinano grandi quantità di visual, e meglio è per loro, perché riescono a far vedere più pubblicità, più visualizzazioni e via dicendo. Ho fatto anch'io un pochettino di prove usando altri account, mi sono iscritto a canali più di tendenza, non seguendoli minimamente, e effettivamente YouTube mi continuava a consigliare sempre fra i primi video quelli di quei suddetti YouTuber. Quindi sì, una delle tante milioni di cause che hanno portato a questo crollo delle visualizzazioni per molti canali dipenderà sicuramente dall'algoritmo, ma la butto là come ipotesi, ragazzi, nessuno sa nulla di nulla. Anche quando ho domandato a YouTube come che tipo il 70% dei miei iscritti mi segnala di non ricevere i feed, e loro mi dicono, ma no, va tutto bene, guarda le statistiche delle tue analitiche, vai a vedere e ti accorgi che in una giornata in cui 320.000 persone dovrebbero ricevere le notifiche, in quanti la ricevono? 40.000. Cioè, le altre 280.000 persone non ricevono la notifica. Ah, bene. È vero che YouTube non può segnalare a tutti gli iscritti che è uscito un video, loro stessi lo dichiarano, è impossibile per noi mandare le notifiche a tutti. Ok? Lo posso anche accettare. Ma passare da 320.000 a 40.000 è una bella botta, onestamente. Pertanto, vi consiglio quotidianamente, sapete che più o meno il canale macina sempre 2 video al giorno, è una cosa abbastanza classica. Cioè, facevo 2 video al giorno anche quando avevo il fuoco di Sant'Antonio, che quindi non dormivo la notte. Ora c'ho meno fuoco di Sant'Antonio, continuo più o meno a non dormire la notte. Vabbè, dormo un po' di più, ammetto, ok? Sono riuscito ad arrivare a una media di ben 7 ore, che per me è un traguardo incredibile. Sono passato da 5 ore e 5 ore e mezza a ben 7. Pertanto, tornando all'argomento principale, dato che il canale fa comunque mediamente 2 video al giorno, dategli un'occhiata, anche se non vi arrivano le notifiche. Andate a vedere cosa è uscito, più o meno i video lo sapete. Durante la settimana lavorativa escono fra le 1 e le 1 e mezza e fra le 4 e le 5, più o meno. Il crollo effettivo delle visualizzazioni è dato anche dal fatto che tante persone per appunto non ricevono le notifiche e quindi non vanno a guardare i video. C'è stato anche un crollo immane degli iscritti, una botta veramente di dimensioni bibliche che ha portato il canale quasi a non crescere più. Ma lì purtroppo non ci possiamo fare nulla, YouTube sta cambiando. Cioè, da quando io sono su YouTube tutti i cambiamenti sono stati non negativi, di più. Ma quasi, è arrivato Zenon Gamer, ah, quello dell'hashtag andrà tutto bene, aspetta che gli facciamo il chiurlo. C'è qualche sviluppatore di YouTube che è iscritto al canale, che quindi gli piace prendermi per quel, beh, ci siamo capiti, ma vabbè, dettagli. Per il resto, dai, comunque è stato un mese abbastanza di transizione, adesso vediamo se il problema si risolverà un attimino da solo, ma, boh. Ragazzi, prendo la vita ormai un po' alla giornata, incrociando le dita e sperando per il meglio. Poi, vabbè, YouTube riesce un attimino a deludere le aspettative, ma vabbè, non stiamo a preoccuparci, solamente un posto di lavoro. Vabbè, il lavoro mi serve? Sì, in effetti sì, ma Zenon Gamer, fare lo YouTuber non è un lavoro. Ah, allora, mi sono sbagliato io da che a lavorarci più o meno 12-13 ore al giorno. Weekend inclusi. Oh, potevo semplicemente alzarmi a questa poltrona e andarla fuori a mangiare ciambelle e lasagne con l'assistente.
No, purtroppo ragazzi, per alcune persone come me YouTube è un lavoro che io prendo molto seriamente, perché sento di avere una sorta di responsabilità nei vostri confronti, perché tanta gente, quando magari si trova in un periodo difficile, trova che ascoltare i video del sto povero pirla del DeLong Gamer gli porti un attimino di conforto. Qualcuno ha detto che la mia voce è altamente rilassante e pacifica e anche molto sexy. Il molto sexy l'ho aggiunto io, eh. No, aspetta, l'hanno aggiunto gli Ainub quando hanno fatto l'hashtag voce sexy di Lon. In effetti, vero, mi hanno preceduto un attimino, ma vabbè, non importa. E quindi mi dispiacerebbe non riuscire a portare quotidianamente la doppia dose di video a cui vi ho abituato negli ultimi anni. Per il resto spero davvero di riuscire a sistemare il problema del computer, che non va per niente bene. Ci vorrà purtroppo ancora tempo e parecchi soldi. E poi novembre è anche periodo di pagamento tasse. Stato italiano, preparo la vasellina, va tranquillo, non ti preoccupare. Allora, in tanti non sanno che su YouTube c'è la community, quella che una volta era una bacheca generale di messaggi, adesso è diventata una sorta di mini Facebook per YouTube. E spesso e volentieri, come potete vedere, io vi tengo informati su ciò che accade. Potrei parlarvi di un nuovo video, potrei dirvi che ci sono state rogne. Vedete, in questo caso mi pare che io parlassi di Ark, riprende appena possibile e via dicendo. Quindi andate a leggere, perché tendo a volervi informare, a tenere informati sulle gioie e le sfighe settimanali del canale. Quindi mi raccomando, seguitela la community, ok? E potete anche commentare sotto, insultarmi, dirmi, darmi del pirla. Cosa volete di più dalla vita? Può sembrare una cavolata, ma tanta gente non sa cosa siano le playlist, che permettono per l'appunto di racchiudere tutti i video di una determinata tipologia, di un determinato gioco, in un unico raccoglitore, che è per l'appunto la playlist. E ce ne sono tante. E questo che mi dispiace, anche se magari non esce un video che vi piace, andate a vedere le vecchie playlist, perché c'è talmente tanta roba su sto canale. Ragazzi, ci sono oltre 2000 video, voglio dire, quindi sono sicuro che troverete qualcosa che vi piace. Ci sono di quelle serie passate che sono una più bella di quell'altra, ok? E sono anche organizzati, ve li potete vedere uno dopo l'altro. Cosa volete di più dalla vita? Ok, ok, vi ho rubato anche troppo tempo, è giunto il momento effettivamente di ringraziare i donatori che hanno anche questo mese sono riusciti a dare una mano finanziariamente al canale. Allora, i 5 top donor di ottobre 2018 sono stati Andrea Secco, Ale di B17, Naimi Lavellan, Jolly Jack e Sir Lame. Mentre invece tutti gli altri donatori in ordine completamente sparso sono Batrox Atrox, Bonnie, Dandelion 86, Terminator 2016, Raffaele Verdone, Gabriele Ora con le lasagne e l'assistente a prova, Pietro Boni per 2, Frado Esntexist, ce l'ho fatta, Fede MCC, Mr. Reset X per 2, 4 Mircolino, Blank 7, Toxigina Pex Predator, ce l'ho fatta, XX Massimo XX, Sam04, Ciga, Moira, Fabrizio, Cartoon82, il tuo uomo dietro la maschera, a quanto pare le maschere si stanno diffondendo in Italia, Nelkael81, Cat3310, Galaxando, Carol, Robopike per 4, perché poverino mi ha lasciato un messaggio lungo, ma dato che ci sono i limiti dei caratteri quando fate la donazione, ha dovuto donare più volte. Io li leggo i messaggi, mi dispiace non poter rispondere a tutti perché è praticamente impossibile, siete 320.000 persone e ci sono tantissimi messaggi ogni giorno. E poi ci sono RKTMSTR, Robert, Mirk P, Sonia, Grande Potente, Icewolf e Totor 455666. Cos'è? Il numero di telefono, dopo lo chiamo. Quindi davvero un grazie di cuore a chi sta veramente aiutando questo canale anche finanziariamente, perché con tutte le spese, che i casini che ci sono con YouTube, ti incasina le visual, quindi meno visual, meno soldi, mai una gioia per il DeLong Gamer, il computer è andato, mi si è anche allagata a casa con le piogge di sti giorni, porca di quelli per porca, mai una gioia, ma perché ragazzi, davvero... Fate una donazione, una colletta per mandare il DeLong Gamer a Lourdes, che magari anche lì mi manderanno via e diranno ma per favore vai via, neanche noi ti possiamo aiutare. No, davvero, ti ringrazio di cuore tutti e 329.000 iscritti che mi sopportano e supportano ogni giorno, davvero senza di voi non ce la farei. Nonostante tutte le sfighe che mi colpiscono ogni giorno, sapete bene che vi reputo un po' come una famiglia allargata. Davvero, non so come facciate a sentire la mia voce e a guardare le boiate che faccio ogni santo giorno, dovrebbero darvi un premio a voi. Dai, non vi rubo altro tempo, avrete sicuramente cose più importanti da fare. Quindi, ancora una volta, grazie a tutti, un abbraccio e noi ci vedremo nei prossimi video, ok? Ciao ciao!